percorso partecipativo per aumentare il ruolo e l'importanza della cultura nella vita della regione e fa contare la Cultura Toscana Creativa 2030, promosso dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale. Consegnata all'Aquila Montevarchi una targa per celebrare i 120 anni di storia della società calcistica più antica della Toscana. Fino al 30 luglio a Palazzo del Pegaso in mostra le biblioteche domestiche raccolte da Mauro Cenci. Fai contare la cultura. Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 è un progetto che ridisegnerà il volto delle politiche culturali in Toscana ed è stato presentato al Teatro della Compagnia di Firenze lo scorso 13 luglio. Il percorso è promosso dalla Regione Toscana per fare un momento di verifica insieme agli operatori e alle istituzioni del settore sulle condizioni in cui si realizza l'offerta culturale in Toscana oggi e sulle regole che disciplinano il lavoro, l'organizzazione e il finanziamento dei progetti culturali. È un percorso di elaborazione di stati generali che si svilupperà in due fasi. Ma siamo molto contenti, oggi parte il percorso degli stati generali della cultura in Toscana, si chiama Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 e lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus che ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti, insomma un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, e ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio, quindi la cultura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana e anche cercando di dare risposta specifica ai lavoratori di questo settore delicato. Non per nulla con noi nella grande barca degli stati generali sono i sindacati maggiori, i sindacati regionali che hanno lavorato alla sezione del questionario dedicata al lavoro e che ci aiuteranno a leggere anche in filigrana i risultati che verranno da quel fronte. È un momento importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori. Quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi, ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. C'è molta precarietà e anche stipendi piuttosto bassi, direi, quindi bisogna cercare di lavorare su quello. Ci stanno lavorando anche a livello nazionale, poi vedremo di riuscire ad arrivare a delle situazioni anche insieme ai sindacati che possano aiutare effettivamente il mondo dello spettacolo e in generale della cultura. La prima fase già iniziata è la raccolta di informazioni online. Grazie a una piattaforma creata appositamente sul sito del Consiglio regionale, viene chiesto ad operatori del mondo della cultura e lavoratori dipendenti dell'infrastruttura culturale di contribuire rispondendo ad alcune domande. Questa fase durerà fino a settembre. In autunno saranno analizzati e approfonditi i dati. La seconda fase, che prenderà avvio tra dicembre 2022 e gennaio 2023, sarà dedicata ad audizioni e incontri utili a restituire e valutare l'esito delle consultazioni e della ricerca che farà IRPET. Parallelamente, in autunno ci
ci saranno anche degli appuntamenti di riflessione sulla formazione professionale e sulla legge sullo spettacolo dal vivo, nonché di una messa a punto e valutazione della legge toscana sull'art bonus con un convegno dedicato. Ma l'idea è quella di contribuire a questo percorso di analisi, di studio, di riflessione. Lo slogan che è il manifesto, diciamo, di questa iniziativa è fai contare la cultura, cioè mettere la cultura al centro dell'agenda politica. Si potrebbe rovesciare e dire anche perché la cultura effettivamente conta, nel senso che ci sono una serie di benefici collegati alla cultura, sono benefici economici, non trascurabili l'impatto della cultura sul PIL e sull'occupazione, almeno 2% diciamo del PIL è imputabile alla cultura, il 3% del volume di lavoro, e poi vi sono una serie anche di impatti significativi, non solo economici, perché la cultura contribuisce a quella che potremmo definire anche una coscienza di luogo. C'è una coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza di luogo, nel senso che ogni territorio non è solo uno spazio fisico, ma anche una comunità, un insieme di valori, di comportamenti, di rapporti di produzione e sociali. La cultura contribuisce a creare tutto questo. Ci sentiamo in grado appunto di ideare e supportare con la nostra linea digitale, di comunicazione digitale, l'idea guida di ricercare, ecco, la matrice dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. Lo abbiamo fatto attraverso strumenti che per semplicità possiamo definire quiz, ma in realtà sono degli strumenti di autovalutazione, cioè dicono a noi operatori, fanno dire agli operatori, alle imprese culturali, e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici, il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore dei beni e delle attività culturali. Ne abbiamo trovati due in particolare, sono quanto ne sai per esempio in tema di finanziamenti europei, quanto ne sai in tema di art bonus. È una sorta appunto di autovalutazione per capire se lo strumentario, la cassetta degli attrezzi di cui le imprese culturali sono già dotate ha bisogno di un rafforzamento, oppure se siamo già, e in Toscana io credo che il modello ha già dei notevoli passi avanti, se siamo già dotati appunto di una qualificazione minima che consente a queste imprese di lavorare con sempre maggiore incisività con gli strumenti che il mondo della cultura e dei finanziamenti culturali mette a loro disposizione. La più antica società calcistica della Toscana. Una targa del Consiglio regionale della Toscana per ricordare 120 anni di storia sportiva dell'Aquila Montevarchi 1902, la più antica società calcistica della Toscana. È stato il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, a consegnare il riconoscimento nelle mani del vicepresidente del club, Andrea Romei. 120 anni di storia sportiva, patrimonio e prestigio della nostra comunità è la motivazione incisa sulla targa. Il conferimento è stato deciso all'unanimità dall'ufficio di presidenza grazie alle iniziative del vicepresidente Marco Casucci e del consigliere regionale Gabriele Veneri. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Montevarchi e presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini e l'assessore comunale allo sport Lorenzo Allegrucci. Ma è un giorno bello, un giorno importante per la Toscana, per Montevarchi. Premiare la società Aquila Montevarchi per i suoi 120 anni, per essere la società più longeva della Toscana, dà il senso del nostro attaccamento al territorio, la necessità di investire sui più giovani, sui vivai, a costruire le condizioni per cui i ragazzi possano avvicinarsi allo sport sempre meglio. Consentitemi di ringraziare il vicepresidente Casucci, il collega Veneri, per aver voluto questo riconoscimento, che è un riconoscimento a chi investe sullo sport e un riconoscimento a chi investe sul territorio. Il vicepresidente Casucci ha ricordato lo stadio appena ristrutturato dedicato al conte Brilli Peri, pilota e storico antagonista di Nuvolari, sottolineando che la società è composta da imprenditori del territorio e la squadra è la più giovane della Serie C, ma ha anche conquistato la Coppa Disciplina per fair play e correttezza. 120 anni di storia, per dire che siamo qui a celebrare la gloria sportiva, il patrimonio, il prestigio che ha l'Aquila Montevarchi e nella nostra provincia di Arezzo, in Toscana, direi anche in Italia, perché di fatto è una delle squadre più antiche d'Italia. I colori sono quelli rosso-blu dal 1926, una storia che ha visto finalmente tornare in Serie C l'Aquila Montevarchi
e rimanerci, quindi dare una continuità a quello che sarà i prossimi anni. Per noi è importante in provincia avere squadre così importanti a categorie come la Serie C e speriamo sempre meglio, perché fa parte, appunto, è un patrimonio. Bisognerebbe considerare anche lo sport come uno dei fattori di sviluppo della provincia, questo lo dico per tutte le squadre della nostra provincia. Cerchiamo di investire e di essere anche vicini e presenti come persone delle istituzioni a queste squadre di calcio e dello sport in genere. Siamo la quarta città più piccola di tutta la Serie C, ma anche la squadra che in proporzione porta allo stadio il maggior numero di abitanti, ha ricordato il vicepresidente Romei. Per noi è un riconoscimento importante, perché sappiamo il valore della nostra Aquila, della nostra Aquila Montevarchi, che è la società più antica della Toscana, e tra l'altro quest'anno ha un valore ancora doppio, perché ha coinciso con il nostro primo anno della nostra gestione nel ritorno nella Lega Pro. In più ci siamo salvati, quindi noi faremo la terza categoria professionistica anche il prossimo anno, e per noi è un onore essere qui, è un onore partecipare a questo campionato, e ringraziamo per questo riconoscimento. Le biblioteche domestiche. Le biblioteche domestiche, viste attraverso la lettura attenta, inedita e discreta di Mauro Cenci, sono 35 dittici, immagini realizzate dal fotografo, che si possono vedere nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi fino a sabato 30 luglio. A tagliare il nastro all'inaugurazione della mostra il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che non ha nascosto che avrebbe partecipato con entusiasmo al progetto aprendo la porta della sua biblioteca. Una mostra non solo particolare, una mostra molto bella. Ringrazio Mauro Cenci per averla voluta qui in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre detto che la cultura passa attraverso la capacità di saper raccontare quello che noi siamo, e cosa c'è di più che non quello che siamo in una biblioteca: l'ordine dei libri, come vengono predisposti per autore, i nostri gusti. In una biblioteca c'è il racconto di quello che noi siamo, e oggi vedere qui tante foto differenti che raccontano le differenze di tante famiglie è il segno che noi dobbiamo investire sempre di più in cultura, dobbiamo investire sempre di più nei libri. Pensate che in questo momento tanti ragazzi e tante ragazze non utilizzano la lettura nei libri classici come vedete nelle biblioteche, invece penso che il valore di toccare con mano, di poter sfogliare, è un valore grande che ci rende più belli, e quindi investire sul libro vuol dire investire sul futuro. Indubbiamente un'iniziativa che già i numeri di questa mattina dimostrano che avrà un oggettivo successo, probabilmente perché in realtà siamo molto legati intimamente ai libri, e questa idea di Mauro Cenci è un'idea straordinaria, perché cerca anche di conservare proprio plasticamente le biblioteche delle case dei toscani. È un elemento di continuità rispetto al nostro passato, che siamo sempre stati dei buoni lettori in Toscana. Questa intimità mi piace, perché entra nelle case delle persone, e noi siamo qui a celebrare veramente una bella iniziativa. L'autore Mauro Cenci ha espresso tutta l'emozione di presentare un suo lavoro in un luogo istituzionale. Per me è una grandissima emozione questa, perché è la prima volta che presento un lavoro in un luogo istituzionale importante come questo. Che cosa posso dire? Che è un lavoro che mi ha preso moltissimo tempo, perché andare a Milano, a Roma, a Parma e poi naturalmente a Firenze, eccetera, non è stato un lavoro semplice, però quello che mi interessava era far capire il rapporto che c'è con la lettura da parte di tante persone attraverso le loro librerie, e con i dettagli che poi io ho estrapolato, e cercare di far capire un po' quella che è la personalità, una sorta di ritratto delle persone che abitano queste biblioteche, che non a caso io ho chiamato domestiche, proprio per far capire un po'
l'utilizzo, diciamo così, dei libri. Ecco, questo è un po' il concetto in estrema sintesi del mio lavoro. Ha partecipato al progetto il critico d'arte Paolo Barbaro del Centro Studi Archivi della Comunicazione dell'Università di Parma. Ho visto le prime foto, ecco, devo dire che poi ho seguito da lontano, ma con molta attenzione e con molto piacere, il procedere di questi viaggi di Mauro Cenci attraverso l'Italia. Qualche bibliotecario domestico l'ho trovato io, uno a Milano, addirittura ha fotografato a un certo punto la mia libreria, mi sono trovato un po' come scriveva una volta Umberto Eco, facendo una prefazione di Andrea Pazienza, mi sono trovato come Cocco Bill che deve parlare di Iacovitti, insomma, mi sono trovato personaggio in qualche modo dentro questa impresa veramente labirintica ma molto appassionante, e la passione credo che abbia un ruolo di molto sfaccettato a molte facce di questa impresa di Mauro Cenci. La mostra sarà visitabile fino al 30 luglio.